Siamo davanti alla scuola di Via Russo. Sono qui per denunciare una tendenza che peggiora di anno in anno. A Milano, infatti, in 39 scuole, di cui 27 elementari e 12 medie, oltre il 50% degli alunni iscritti è di nazionalità straniera. L'anno scorso erano 36, l'anno prima ancora 28. Il trend è in continua crescita e vanno necessariamente trovati dei correttivi, perché le classi ghetto sono un danno per tutti. A Milano ci sono inoltre 105 scuole dove la percentuale di stranieri è pari o superiore alla soglia del 30%, 65 elementari e 40 medie. Già questi numeri dovrebbero far suonare un campanello d'allarme. In questa scuola l'82% degli alunni è straniera, ma non è il record. Nella scuola elementare di Via Paravia raggiungono addirittura il 94%. Se la maggioranza di studenti è di origine straniera, il programma scolastico non può procedere secondo i normali tempi stabiliti, e questo mette a rischio la formazione di tutti, sia dei bambini e ragazzi italiani, sia degli stessi stranieri. Considerato soprattutto che diverse etnie, in particolare alcune comunità cinesi, in famiglia continuano a parlare esclusivamente la lingua origine, ciò non può che contribuire al rallentamento dell'apprendimento dell'italiano, che va a discapito poi di tutti i bambini. Denunciare questi numeri, che rischiano ogni anno di diventare sempre più insostenibili, non è affatto razzismo, come dirà sicuramente qualche esponente della sinistra. È semplicemente, puramente, una fotografia reale delle nostre scuole, dove il livello di istruzione, fondamentale soprattutto nei primi anni di scuola, rischia di scivolare sempre più in basso. Il sindaco Sala, circa un anno fa, aveva pubblicamente dichiarato che il sistema così non poteva reggere. Ed è verissimo, concordo. Ma se siamo in questa situazione, è anche a causa della creazione di quei quartieri ghetto, prima sotto Pisapia e poi sotto proprio Beppe Sala, che hanno fatto scomparire la lingua italiana da strade, scuole e negozi. Sono questi i risultati di un'accoglienza senza freni, non controllata e gestita. Ciò che accade ora è solo il campanello d'allarme di cosa potrebbe succedere in futuro. La sinistra pensa di riproporre qui i ghetti stranieri di alcune periferie come Parigi e Bruxelles? Beh, noi non siamo d'accordo.